Si è svolta a Napoli il 24 e 25 settembre 2015 presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II il convegno dell'Associazione Italiana di Sociologia Sezione Studi di Genere, dal titolo Il genere nella contemporaneità, tra sfide e risorse. Ce ne parla la professoressa Elisabetta Rospini, neoeletta coordinatrice di AIS Sezione Studi di Genere. Un convegno che ha chiuso il primo triennio di lavori della nostra sezione AIS Studi di Genere, è un convegno certamente molto partecipato e molto interessante, che si è occupato di riflettere sulle sfide poste dalle questioni di genere, dalle relazioni di genere, dai generi in cambiamento, queste sfide appunto come la sociologia, come varie discipline sociologiche, come le scienze sociali possono contribuire alla comprensione appunto di questa complessità crescente. Il convegno si è articolato in due giornate appunto molto intense, una giornata di relazioni plenarie, tra le quali certamente la relazione della presidentessa dell'AIS, la professoressa Di Nicola, poi delle colleghe Mirella Giannini e della collega Francesca Vecchioni, che hanno appunto illustrato con differenti punti di vista quanto il genere è importante nella ricerca sociologica, nella storia del pensiero sociologico, nella ricerca sociale presente e futura. Poi una giornata spezzata in due di sessioni parallele che hanno toccato moltissime tematiche connesse al genere, dalla politica, alla violenza, al lavoro, alla famiglia, alle trasformazioni del genere, alle tematiche LGBT, alle generazioni. Ecco, tutte queste tematiche che confluiscono all'interno del grande perimetro degli studi di genere, io credo abbiano dato un significativo contributo necessario, in particolare in questo momento appunto di grandi e crescenti sfide, agli studi di genere in Italia. Con questo convegno noi chiudiamo il primo triennio della nostra sezione, si apre un secondo triennio, la nostra sezione è cresciuta nel tempo, si è consolidata nonostante diciamo la breve vita, perché appunto in questi giorni soffiamo sulla terza candelina della nostra vita, del nostro corso di vita, però insomma stiamo lasciando una traccia importante all'interno degli studi sociologici in Italia. Nel corso delle due giornate, numerosi ricercatori, studiosi e docenti universitari si sono confrontati intorno ai cambiamenti di genere nella società contemporanea. In che modo la sociologia e le scienze sociali possono studiare questi cambiamenti? Le sfide sono crescenti, io credo che oggi possiamo parlare di sicuramente differenze di genere, ma anche di grandi convergenze di genere, cioè le nuove generazioni interpretano la differenza, la disuguaglianza in maniera diversa. Ci sono crescenti e sempre più complesse interazioni tra generi e orientamenti sessuali, appunto il ricambio generazionale cambia in maniera radicale i ruoli di genere, i ruoli genitoriali, occuparsi dei figli tra uomini e donne, anche gli stereotipi di genere, perciò in un momento di grande fluidità, in un momento storico di grandi sfide, dove anche le nuove tecnologie giocano un ruolo sempre più cruciale nel formare, plasmare le relazioni di genere, è importante, sempre più importante appunto focalizzarsi su quanto il genere fornisce un perimetro importante all'interno del quale collocare tutta una serie di riflessioni. Ripeto, la nostra, questo lo vorrei sottolineare, è molto importante, noi non facciamo nessun tipo di ideologia di genere che non esiste. È una soluzione importante che raccoglie molte sociologhe accademiche e accademici della sociologia italiana, divisa in molte sezioni, sono 13, la nostra è la tredicesima, appunto la più giovane. Io credo che AIS punti molto nel panorama sociologico perché è una voce autorevole, è diciamo una summa di voci di molte colleghe e colleghi che si occupano sul versante sociologico di molte tematiche diverse. Perciò io credo AIS in generale conti molto per il futuro della sociologia, potrà contare sempre di più se sempre più persone chiaramente parleranno, discuteranno, si confronteranno all'interno di AIS. Per quanto riguarda la nostra sezione, per il futuro noi certamente continueremo in maniera molto interdisciplinare.
cercando di far dialogare maschile e femminile, cercando di far dialogare diverse generazioni, cercando di dialogare con le altre sezioni dell'AIS e anche con colleghe e colleghi che, chiaramente non fanno parte dell'AIS ma hanno delle ottime, buone cose da dire. Cercheremo di lavorare sia sul versante appunto delle differenze, disuguaglianze ma anche convergenze di genere, sul versante della fluidità dei ruoli di genere e sui cambiamenti, sul versante certamente degli incroci tra genere e orientamenti sessuali, e anche ci stiamo, diciamo, sempre più portando verso una tematica che sta anche molto a cuore al collega Fabio Corbisiero, che ha dato un importantissimo contributo all'organizzazione di questo convegno, è la relazione tra genere, cioè donne, uomini, tutto quello che sta in mezzo a queste donne e uomini, e futuro, cioè cosa ci si può aspettare nel futuro dalle relazioni di genere, dai ruoli di genere, dalle differenze, dagli stereotipi di genere. Ecco, questa è una tematica che ci sta molto a cuore, stiamo cercando di lavorarci anche sul versante metodologico, chiaramente supportati dall'aiuto di colleghi e colleghe metodologi.